Amici del canale YouTube Gianluca Rossi TV e del sito gianlucarossi.it, video editoriale di oggi è una lettera mia personale ad Antonio Conte. Le lettere di solito si scrivono, ma nell'era della tecnologia è una lettera parlata in cui ho bisogno di dirti delle cose. Non mi sono ancora ripreso, devo dire, da quell'Inter Real Madrid di qualche giorno fa, 2-0, e non voglio neanche parlare di quello che può accadere col Sassuolo. Tanto, voglio dire, so che stai provando la difesa 4, ma poi probabilmente giocherai ancora 3. Qualcuno vede Sensi come il salvatore della patria, perché l'anno scorso nelle prime 6 vittorie aveva fatto 3 gol, poi alla settima si è rotto, non c'è più stato. Va bene, salutiamo anche, caro Antonio, il ritorno di Sensi in campo, anche se io, scusate, per uno che salta 2/3 di partite, aspetto un attimino, hai capito, a vederlo come il salvatore della patria. Senti, caro Antonio, ti volevo dire qualche cosa, anche perché prima di Inter Sassuolo hai deciso di non parlare, o meglio, la società ha detto che, essendo in programma l'assemblea degli azionisti, che si è svolta con l'approvazione dell'esercizio di bilancio, a proposito, fatturato attorno ai 370 milioni di euro, meno 45 milioni, ma era prevedibile con la pandemia in atto, e una perdita di poco superiore ai 100 milioni, tutte cose previste, tutte cose che sapevamo. Però, caro Antonio, forse è questo anche, no, che ti tiene qui all'Inter. Lo dicono in tanti, lo diciamo tutti, con i risultati che sono avvilenti, lo dico io per primo, e del quale io reputo responsabile non solo te, ma anche la squadra, tutti insieme, perché questa cosa tipicamente italiota per cui vincono i giocatori e perde l'allenatore è una roba con la quale combatto da 30 anni, quindi stai tranquillo, Antonio, io non chiuderò con il Conte out, non li prendo neanche in considerazione quelli che l'unico strumento dialettico che hanno è il Conte out, come avevano lo Spalletti out o il Mancini out o l'Ausilio out. Problemi in cui vi siete cacciati, in cui ti sei cacciato, li devi risolvere tu. Allora, delle tante cose che ti vorrei dire, che non riesco a capire, perché tu hai perso l'anima, la tua squadra ha perso l'anima. E Antonio, in campo si vede questo. Non avete un'anima, ragazzi. Oltre a giocare male, ma questo, ripeto, ci fossero i risultati, chi se ne frega. Non avete proprio l'anima, l'anima del lottare. Prima si agiva troppo, vorrei ricordare, in 12 partite 20 gol subiti, poi si è cominciato a reagire quando se ne va sotto, adesso non si reagisce neanche più. Non va bene. Non sto neanche a menartela con le cose tattiche, stai provando la difesa 4 che hai dovuto fare con Real Madrid quando eri in 10, poi magari col Sassuolo giochi di nuovo a 3, io capisco che ci sono delle cose sulle quali tu non ti schiodi e non c'è niente da fare, è giusto che tu vai avanti per la tua strada. Non sto neanche a menartela poi con Eriksen, che col Torino non è entrato e quindi è stato umiliato, con Real Madrid, siccome è entrato 6 minuti, è stato umiliato lo stesso. Le umiliazioni nella vita sono altre. Quelli che guadagnano 7 milioni e mezzo all'anno, francamente, parla di umiliazione, mi viene da ridere. Ti dicono che guadagni troppo, e questo ci devi convivere, perché anche tu, soprattutto tu, sei uno che guadagna soldi che nella vita reale non sappiamo nemmeno cosa siano. Ci vogliono 100 persone con 100 vite. Guadagni probabilmente più di tutti gli allenatori, i primi 5 o 6 allenatori che ti stanno davanti e dietro in classifica, quindi questa cosa che guadagni troppo ci devi convivere. Guarda, nel mio piccolo ci convivo io. Sai quante volte me lo sono sentito dire dall'alto, dal basso, di fianco, e tu guadagni troppo. Molto spesso te lo dicono o per innervosirti o per farti pesare ovviamente le aspettative che hanno su di te, oppure semplicemente perché vorrebbero essere al tuo posto. Tu non hai puntato una pistola alla tempia di Steven Zang, no. E Steven Zang è stato il garante poi di quel famoso patto di Villa Bellini da cui diciamo tutti, è iniziato tutto. Però Antonio, io ti faccio un richiamo alla professionalità che con te non avrei mai pensato di dover fare. Cioè, se anche non vi sopportate e dovete tirare fine stagione, dove ovviamente poi bisognerà darci un taglio, questo siamo d'accordo, e devi comunque far buon viso a cattivo gioco. Se a un certo punto Steven Zang, che perde 100 milioni nel bilancio e ti dice tranquillamente risultati e sostenibilità finanziaria, quindi mi fanno ridere quelli che parlano di Allegri che può arrivare quest'anno, mandar via te, prendere Allegri, pagare ancora Spalletti sono altri 100 milioni, già ne perdi 100 in bilancio. Se uno ti parla, il presidente ti parla di sostenibilità, capisci bene che questa cosa è la cosa magari che ti salva, che non si può fare. Però anche da sopportati
tu prigioniero di Sunin, non lo so, Sunin prigioniera di te. Ragazzi, c'è una professionalità, ripeto, che devi tirar fuori tu, perché oltre a pagare l'Inter, paghi anche tu nel tuo curriculum. E quindi fai l'allenatore. Antonio, allena. Cioè, io non sono qui a dirti Conte out, ripeto, e mi fanno ridere quelli che lo dicono non tenendo presente quella che è la situazione attuale. Addirittura gli stipendi dei calciatori, immagino anche il tuo, sono stati congelati nelle mensilità di luglio e agosto, verranno corrisposte a febbraio, proprio perché non ci sono soldi, e arriva uno, riprendiamo Spalletti, come se non si sapesse che i rapporti con Spalletti sono stati rotti quando lui ha chiesto la buona uscita per andare al Milan prima che prendessero Pioli. Quindi Sunin mai richiamerebbe Spalletti. Se anche un matrimonio di interesse, la professionalità, Antonio, perché sei tu il primo a perderci nel curriculum, tu non puoi lasciare l'Inter in un modo così avvilente, lasciando una squadra che non ha più la tua anima. Quindi tu sei andato nella situazione brutta, tu ti sei messo in questa situazione, non solo tu, perché io quando parlo di Inter, la gente, quelli limitati, poveracci, non ci arrivano, io parlo di Inter nel complesso, è tutta l'Inter, io sostengo tutta l'Inter, finché ha un certo organigramma tecnico, quindi anche te, come prima sostenevo Luciano Spalletti, al quale avrei dato un altro anno, l'ho sempre detto, ma adesso è certo che tu devi avere il tempo naturalmente per rimettere a posto le cose, per capire perché improvvisamente il percorso, come lo chiami tu, si è interrotto di colpo. Sì, lo so, l'ho visto, i tuoi fedelissimi che ti tradiscono e ne rispondi, li hai portati tu, Antonio, e ne rispondi. E Vidal che si fa cacciare come un novellino con Reale, e Hakimi che fa retropassaggio per Benzema a Madrid, e Barella che anche lui troppa foga, fa il rigore con Reale dopo 6 minuti, Kolarov che fa il rigore nel derby. Insomma, le vedo le cose, Lautaro che sbaglia con lo Shakhtar a porta vuota. Siete tutti responsabili, vincete tutti insieme e perdete tutti insieme. Questo è sempre stato il concetto con il quale io da oltre 30 anni mi avvicino all'Inter. È chiaro che sai benissimo che in questo momento non ci sono i soldi neanche perché tu te ne possa andare, dicendo, poi quelli che parlano di dimissioni mi hanno sempre fatto morire dal ridere. Il calcio non è la vita reale, non esiste nella vita reale che ci siano giocatori e allenatori che guadagnano più dell'amministratore delegato, non esiste. Quelli che mi parlano di etica, l'etica nel calcio business, lo sappiamo bene che non esiste. Torno a dire, nessuno ha puntato la pistola alla tempia di Steven Zhang quando ha deciso di prenderti, nessuno l'ha puntata il 25 agosto quando io stesso mi aspettavo che vi salutaste, invece avete deciso di andare avanti insieme. E poi che tu abbia sicuramente percepito che non è facile lavorare con Suning, io figurati tra mille insulti lo dico da anni, vedendo, parlando con Mancini, con Walter Sabatini, parte con Pioli, con Spalletti, anche là si dovrebbero fare delle domande sul fatto che ogni tanto la gente che lavora con loro va fuori di testa, però quest'anno ti hanno accontentato in tutto e per tutto, magari non proprio in tutto, ma parametri zero si potevano prendere, parametri zero, non i giocatori a 50 milioni di euro. E quindi adesso devi tirarti fuori, tu, da questa situazione. Basta alibi, basta scuse. Ti richiamo, caro Antonio, ma non con l'avvilente, l'ignorante Conte out. Conte in, più che mai, ma in con la testa, mettici tutto te stesso, perché se sei arrivato a guadagnare quello che guadagni, se hai fatto i risultati che hai fatto in carriera, non puoi essere improvvisamente diventato uno che non sa come uscire da questa situazione, uno che non resiste alle pressioni. Esci e portaci fuori, e porta fuori prima di tutto te stesso da questa situazione. Questa è la mia lettera. Antonio, la mia lettera è questa. Perché dall'altra parte il presidente dice risultati, e li devi fare, e sostenibilità finanziaria. Quindi prendi tanti soldi e non te li possono dare accompagnandoti all'uscita, perlomeno non fino alla fine di questa stagione. Quindi giù il groppone, tutti insieme, usciamone, non so come, ma usciamone. Tu lo devi sapere, non io. Tu lo devi sapere, escine. Ciao.